del passato come Mozart, Beethoven e Verdi a pagine popolari di oggi come brani pianistici di Allevi, ma anche canzoni di Dalla, Morandi e Celentano. È stato un programma vasto e vario quello del concerto della Festa della Musica organizzato da CIPAM con la direzione artistica di Carlo Alberto e Filippo Neri. Doverosamente la musica classica è il pane quotidiano per ogni giovane studente di musica, di qualunque strumento, perché è lì che si forma il musicista attraverso le tecniche, la cultura, la storia, la vera, la grande storia della musica. Dopodiché abbiamo anche esempi musicali più leggeri, anche in passato c'è stato questo, perché gli stessi Mozart e Beethoven componevano anche della musica più di intrattenimento, oltre alle loro sinfonie, requiem, concerti e altre musiche da camera, cioè, musica sacra. E questo pupurrì in qualche modo rappresenta la società civile, che è fatta di ascoltatori di grande musica, ma anche ascoltatori di canzoni, di belle canzoni, perché anche la canzone ha il suo valore, e così rappresentiamo per intero gli ascoltatori e gli amanti della musica. Protagonisti dell'evento, alcuni artisti di indiscussa fama che si sono alternati sul palco al fianco del maestro Carlo Alberto Neri, tra i quali soprano Paola Conca e Alessandra Purpura, il tenore Sergio Cassai, il baritono Stefano Giannotti, la cantante Francesca Purpura e i pianisti Filippo Neri e Federico Nicolini.